Tolsimir con Arklin Lord che abbiamo fatto, Arlin Cord che abbiamo visto, fatto vedere ieri, ne sa pacchi. Bentornati sul mio canale, io sono Akira, gioco a Magic qua a Luna ogni giorno un nuovo video, anche in vacanza. Io sono in campeggio con i miei bambini a schizzarmi l'acqua e a giocare a Magic cartaceo perché ho portato un po' di carte per appunto farli giocare, farli avvicinare. Secondo me, per chiunque fosse un padre di voi, vi consiglio davvero molto di far giocare i vostri bambini a Magic perché gli insegna tantissime cose, devono abituarsi a leggere anche velocemente, per forza di cosa fare di conto e riuscire a risolvere problemi complessi da cui hanno delle soluzioni comunque matematiche e soprattutto li levate un po' dai videogiochi perché lo sappiamo tutti, loro vogliono giocare a Fortnite, vogliono giocare a Brawl Stars, vogliono vedere gli YouTuber, tutto il tempo la stessa cosa. Magic è un gioco abbastanza avvincente che permette, a parte interazione tra voi e i vostri bambini, ma soprattutto che permette a loro di stare incollati sul fatto di giocare con delle carte fisiche, che è importantissimo. Viva Magic, viva il mio canale, viva noi, viva gli insiders. Tra l'altro, ragazzi, per chi magari ha visto questo video per la prima volta, qui sotto in descrizione c'è il link del mio profilo Discord dove abbiamo radunato un sacco di gente a cui va di parlare di Magic, è un sacco attivo, i moderatori sono delle persone straordinarie. Tra l'altro non li nomino mai, allora sapete che faccio? Adesso li nomino in questo video, ok? Ok? Ok, basta, ok? Basta. Quindi grazie a tutti i mod del canale. Come si fanno a vedere tutti i mod però? Non si vedranno mai così, non ce la farò mai. Andrea Di Francesco, Dario Sage, mamma mia, è difficilissimo. Jace, Malonless, Ausil Reloaded, Flavio. Penso questi. Comunque, grazie a loro perché il Discord davvero è molto molto attivo. Ok, l'oppo l'abbiamo trovato, abbiamo vinto il dado. Non vorrei che passasse il messaggio, porca puzzola, che si vince solo on the play, perché le partite che abbiamo fatto on the play le abbiamo vinte. Ok, qui abbiamo doppio oro che pesca, tutte carte che costano poco, nonostante io abbia due terre, tengo. È normale che se mi fanno tossizze di primo e mi levano quella Sylveon Cara, di Dio sono morto. Quindi, pronti, via, tossizze di primo, morto. Concedo, concedo. No, invece, ecco fatto. Ecco fatto. Abbiamo qua, che vi ho detto all'inizio del deck tech di questo mazzo? Io ho detto, ragazzi, questo mazzo perde contro Ramp. Ramp proprio non ce la possiamo fare. È più forte di noi. Vedrete che questo Ramp ci ucciderà. Ho fatto Sylveon Carathid. Però, mo che ci penso, se lui non fosse Ramp, ma fosse monogreen aggro, ecco, noi a fare Defending Clarion, forse era meglio, eh? Beh, siamo stati molto fortunati. Non fortunati, molto fortunati. Pescare Teferino che non dovevo pescare. Ok. Certo, tutte basiche. Mo la prossima che pesco di queste sarà grave. Lui qui attacca into Teferino. E noi sto Defending Clarion glielo facciamo proprio regalato, ve lo dico. Dai, Teferino muore. Qui io devo prendere bianco, rosso. Rosso bianco, rosso perché abbiamo le carte rosse in mano. Caspita, perdere Sylveon Carathid sarà un bel problema. Mantrioma, niente. Bianco, rosso e verde. 3 danni, tutte le creature. Vai. Qui, se avessi pescato terra, sarebbe stato un po' meglio perché gli faccio Sylveon Carathid poi come follow up di questa vratta. Invece, niente. Art of Kiran, forte Art of Kiran. Forte pure la 3-2. Terra stappata possibilmente. Meno male. Rosso. Questo crepa. E questo va. Vola. Va. Ok. Abbiamo Niv-Mizzet, eh? Siamo arrivati. Cioè, siamo riusciti ad arrivare a questo punto della partita senza fare neanche un uro. Ma lui è un verde e nero. Tira fuori un Tolsiz, ci leva Niv-Mizzet e quindi torniamo che faremo assolutamente uno. Intanto noi ne prendiamo 4 sui denti. Din, 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 din. Possiamo fare 4 mana. In teoria terra stappata ci permette 4 mana. È impossibile perché giochiamo 1000 triomi, quindi insomma, non mi faccio illusioni. Lui ha due carte però, questo scartino può essere utile.
Uno più forte dell'altro, porca puzzola. E penso al Regisauro. Oddio, Decretange gli permette di andare avanti, invece il Regisauro lo fermo con Uro. Meglio Decretange. Vai. Oh, questo. Il Trioma mi serve, sì. Tanto la mia giocata dopo è Uro. Non ce n'è. Anche perché lui qui fa Regisauro, attacca per 8. E già siamo in un mare di guai, proprio. 8 e triggerà questo. Poi noi facciamo Uro, quindi siamo a 8, siamo a 9. Andiamo a 12. Poi con Uro tipo blocchiamo questo, a occhio, perché quello ci fa più danni. E lui... Vedete trovare un'altra creatura che troverà adesso, esatto, per attivare Art of Fury. Mi sa che siamo morti? Mi sa che siamo morti, perché con questo attiva Art of Fury, noi blocchiamo questo? No, non siamo morti. No, we are not dead. We are not dead, almost dead. Ecco, lo scartino su Niv-Mizzet ci ha fatto proprio rosicare, eh? Tra l'altro qui noi per bloccare Regisauro del caspita, del menga, come direste voi al nord, dobbiamo, perché qui, no, se trova creatura siamo morti. 4, 8, 9, 10, 11, siamo quasi morti. Ha trovato creatura. Ah no, ce l'ha al cimitero creatura, quindi perfetto. Io blocco quello, faccio a Rend dopo, perché non attacca, perché non lo vuole perdere. Questo è stato un errore da parte sua, questo è stato veramente un errore, secondo me è stato un errore. Ma insomma, vediamo. Ah, io posso fare questo e a Rend, e direi che insomma la giocata giusta è questa, no? Altre tre vite, un'altra carta, un Fable Passage che ci gasiamo subito, andiamo subito a dar via bianco, abbiamo bianco in nessun modo. Qui addirittura posso fare blocco, è quello che farò. Oddio, posso rifare Uro, io qua voglio fare blocco esilio, se no rifaccio Uro. Ah, se rifaccio Uro vado a 14, metto un altro blocco 6-6 contro cui lui si deve confrontare, perde il 4-3. Ha una carta in mano e mi rimane a terreno. Sì, forse è meglio Uro. Verde, verde, no, scusate. Blu, blu, verde e verde. Levo un Uro dal cimitero, ma in fondo... Ecco, Talsimir è fortissimo. Mette dei blocchi e ammazza un pezzo. Quanti Uro gli ho fatto? Mamma mia. Addirittura concesso. Non so se io avrei concesso. Allora, questo quanti ne fa? 5. Questo quanti ne fa? 4. A 7-7, quindi non la levamo mai. Hostage Taker però la leva. Fatal Push. Ah, via gli scartini sicuramente. Caglietta contro la 3-2. Vabbè, Royal Sion sicuro. Teferi è forte, perché noi la 7-6 dobbiamo gestire in qualche modo, eh. Secondo me questo non è forte. Nairi gestisce la 7-6, quindi è forte. Vraska gestisce la 7-6, è forte, forte. Arlin Cord è forte, la Vratta è forte. Trophy non mi piace molto. Questo gestisce la 7-6. Questo è perché noi siamo già settati molto contro. Allora io voglio mettere queste due carte, giusto? Vabbè, devo levare per forza delle carte che fanno vantaggio. Quindi leviamo Kaya, Kayetta, e leviamo Atterend.
DK è carino, Voice è carino, quanto sento la necessità delle tre voice proprio non si sa. Nairi è carina, Vraska, Supreme Verdict, Niv-Mizzet è forte, Bring to Light è la carta del matchup. Teferi ci ha permesso di... Ah, ma siamo a 60, che cazzo faccio? Bella. Voglio pensare. Che levi? Che levi, Akira? No, niente, in verità sto a posto, 60. No, mi spiace, ripeto, cioè abbiamo vinto solo le partite che siamo stati on the play col dado. Triste, perché non è questo il formato dell'on the play. Triste, veramente. Ok, Scartino turno 1. Trova una mano molto resiliente a Scartino, secondo me, perché... Voice è forte contro di lui. Teferi è forte contro di lui. Infatti, leva Teferi. Va bene. Qui prenderemo foresta. Perché così possiamo fare anche DK al turno 2. Va bene. Voice ci lascia. Sempre foresta dobbiamo prendere. Tanto. Adesso che ha visto che noi abbiamo pescato terra, sarà l'uomo più felice del mondo. Però, vabbè. Infatti, ci lascia Voice. Allora, la possibilità di fare DK sul suo drop a 3 io ce la voglio avere. Quindi faccio mana confluence. Poi, volendo, solo volendo, Regisauro. Allora, Regisauro io però voglio che lui gli scarti una carta. Cioè, ucciderlo adesso è vero che significa non andare un po' indietro di tempo, però va bene, dai. Poi peschi nero, volendo puoi fare tutte e due. No, io preferisco... No, per forza nero. Per forza nero, perché se dopo voglio fare Fatal Push non posso fare Fable Passage che prende nero. Quindi lui scarta adesso e dopo perde il Regisauro. Lo sapeva. Quindi a posto, adesso ne fa un altro secondo me, perché se no non si spiega la sua giocata. No, fa Scavenging Ooze. Va bene, che è morta come poche cose al mondo. Io ho solo terre dopo sta giocata. Non ha manco mangiato lui. Ecco, solo terre fino a un... Ok, quindi posso fare tranquillamente questa tappata e poi faccio Dolzimir sul suo... sulla sua creatura. E anche oggi abbiamo un video di almeno di 10 minuti. No, ecco, Dolzimir su quello, però no. Caspita. Però devo giocare per forza così. Ma quindi se non lo faccio lottare, io non voglio farlo lottare. No. Quindi semplicemente prendo vite. Ok. Capito Arlin Cord qui che fa un casino, fa Arlin Cord, eh? Fa un lupo, fa lottare, fa vite. Qui lui attacca. Madonna, io blocco tutte e due. C'ha di che? C'ha push? Sono morto. Sono morto. C'ha rimozione, sono morto. Mamma mia, sono morto. Sono morto male. Sono morto male. Devo pescare Niv-Mizzet. Oh! Lechiamo le carte. Succedono magie. Succedono magie sul canale della Kira. Ah no. Bianco, nero. No, no, sì. Bianco, nero, verde, blu e rosso. Succedono magie. Succedono magie. Qui tra Ur e Bring to Light scelgo Bring to Light. Pensa un po'. Ammazza, oh, hai visto? Solo due carte. Vabbè, quelle giuste direi. Succedono magie, magie, magie. Boom, boom. Lui concede, secondo me. Ha rosicato un botto. Rosicherei pure io. Cioè, c'avevo un cazzo, ho pescato Niv-Mizzet. Eppure è vero che Niv-Mizzet non ha pescato niente, però. Ah, Ronas. Ronas, tra l'altro, mamma mia, bello rapido Ronas. E ha detach, quindi non lo posso bloccare. Va bene, ma Ronas ha fatto il suo.
E Maronas è proprio un problema. Cioè, io qui devo fare Terend. Quattro colori a Terend. Forza, ma ammazza quello. Ah no, Terend no, meglio Stage Taker. Ok. Ci proviamo, dai, meglio Stage Taker. Vieni qua. Ah, mo' ha concesso. Stage Taker da Bring to Light le chiude tutte. Anche se caspita, là ancora non avete visto la, Dolcimir, la combo Dolcimir con Arlen Korda, che è fantastica. Beh, ragazzi, ancora una volta, io sono in vacanza, ve lo ricordate, quindi comunque i video durano un po' di meno. Ho impiegato il tempo anziché preparare le valigie, infatti mia moglie, poi tra l'altro sono voluto pure andare a giocare a Magic tipo venerdì notte prima di partire, ma vabbè, mi conoscete, sono io, sono fatto così, ho giocato Urza chiaramente, inutile dirlo, e però appunto i video durano un po' di meno, mi scuserete, però almeno ci divertiamo col formato Pioneer, che secondo me adesso è molto figo. Grazie per aver guardato, come al solito il canale è sorretto. Come dovete immaginare che c'è il mio canale, sotto ci sono chi lo sorregge, gli abbonati che tramite una piattaforma o l'altra appunto si abbonano ai miei contenuti, hanno la possibilità di vincere delle mie carte foil autografate, autografate, quello è cavoli vostri, me l'avete chiesto, io lo faccio e poi appunto mi permetto di andare avanti in questa avventura youtubistica. Grazie per aver guardato.